sono titolare dell'azienda Cuor di Pasta, produco pasta, come dice il nome, mi trovo a San Ferdinando di Puglia e niente, la mia storia parte dalle Marche in realtà, ex dipendente di uno stabilimento che produceva lavatrici in realtà. Come tante storie in Italia, praticamente ci siamo ritrovate senza lavoro e ci siamo rimboccati le maniche, o perlomeno mi sono rimboccata le maniche, e essendo mio marito originario di San Ferdinando ci siamo ritrasferiti qua. Prima di arrivare qui abbiamo fatto 2 anni, e precisamente io ho fatto 2 anni più intensi, senza retribuzione in un pastificio appunto nelle Marche, proprio per imparare un mestiere, visto che qui nella zona proprio di San Ferdinando non c'era. Niente, tutto è iniziato, mi è stato proposto insomma, dici perché non provi a prendere delle sovvenzioni regionali, visto che comunque l'età me lo permetteva, un'azienda nuova, e ho provato insomma e ho presentato tutti i miei dati e quello che era il mio progetto al GAL. Produco pasta principalmente dalle origini marchigiane, nel senso delle attitudini pugliesi ho lasciato le orecchiette, i troccoli, i cavatelli. Poi dalle Marche ho riportato proprio quello che era l'impasto base per la pasta all'uovo. Facciamo molti tipi di ripieni e di paste, perché saranno circa una sessantina. Ho cercato di prendere un po' i gusti di tutti e quello che erano le abitudini anche del paese, quindi ho cercato di prendere quella fascia di persone anziane magari che erano abituate a farsi la pasta in casa. Una cosa molto importante che io sottolineo ogni volta, ecco, che arriva anche un cliente nuovo che magari ancora non ci conosce, è il fatto che la nostra è proprio una pasta come si fa in casa. Cioè, a differenza magari di altri che pastorizzano il prodotto, la mia è invece una pasta fatta realmente in casa, come uno la farebbe in casa. Quindi con una scadenza massima di 3 giorni, non ci sono conservanti, non viene pastorizzata, anche i ripieni stessi, ciò che è carne, pesce, è tutto prodotto fresco e cotto da noi, quindi di preparato non c'è niente. E poi abbiamo cercato, quindi con questo abbiamo cercato di coprire gli anziani del paese che abituati a farsi magari le orecchiette in casa, la tagliatella in casa. E poi abbiamo preso l'area dei giovani che magari è abituata a fare più festicciole in casa con della pasta già pronta, quindi già cucinata da noi, che potevano essere i cannelloni, le lasagne o quello che è. Chiuso l'investimento con il GAL, abbiamo deciso di portare, ecco, questi prodotti delle nostre zone, quindi delle Marche, nello specifico di Fabriano, e quindi abbiamo portato i salami e a breve arriveranno anche dei formaggi che veramente aspettavamo già e niente, ho cercato di ampliare l'azienda e quindi di prendere anche una fascia di persone che magari pasta ne mangia poca, ma preferisce qualcosa di magari più particolare da abbinare alla tavola. I progetti per il futuro sono quelli, e già ho contattato delle aziende che producono delle birre artigianali, sia delle zone dell'Umbria che qui nel territorio pugliese. Adesso i primi che ci daranno disponibilità o comunque ci introdurranno quelli che sono i loro prodotti e quindi quello che per noi è di miglior qualità, insomma, vorremmo inserire queste birre e anche dei vini locali e non. Non vorremmo diventare un supermercato, perché già ce ne sono tanti, ma ho in mente insomma di creare qualcosa che magari qui veramente non c'è, quindi della norcineria, questi formaggi un po' particolari, perché non ho preso il classico formaggio che trovi anche al supermercato, ma dei formaggi magari un po' più, tra virgolette, sofisticati. Il territorio rispetto al prodotto che abbiamo inserito ha risposto bene, considerando il fatto che non c'è stata pubblicità iniziale, quindi tutto quello che abbiamo creato fino adesso è stato veramente perché la gente ne ha parlato bene e quindi abbiamo creato il nostro giro di clientela. Come è stato trasferirsi qua? Non essendo il mio paese all'inizio, insomma, non è stato proprio facilissimo, anche perché
trovi anche l'anziano che ti parla nel dialetto più stretto, e quindi all'inizio per me è stato veramente difficile già quello, però tutto sommato la popolazione ha risposto bene al prodotto, il negozio va bene, quindi meglio di così non potevo chiedere.